Buongiorno a tutti. Questa mattina, mentre finisco il mio cappuccino, volevo raccontarvi un po' di me, in particolare appunto di questo nuovo percorso che ho intrapreso a partire da fine settembre. Infatti mi sono trasferita qua a Padova per motivi di studio, iscrivendomi al primo anno di psicologia, al corso di psicologia dello sviluppo, della personalità e delle relazioni interpersonali. Poi vi spiegherò nel dettaglio perché la scelta di questo corso in particolare. Io in realtà appunto ho una precedente esperienza universitaria perché ho 29 anni, sono alla soglia dei 30, ma c'è ancora un po' di mesi, aspettiamo a dirlo. Niente, sono laureata magistrale in economia, ho fatto i miei primi 3 anni in Bicocca e poi gli ultimi 2 in Cattolica e di questa esperienza ricorderò sicuramente tutte le persone fantastiche che ho incontrato, le esperienze Erasmus che ho potuto fare, Erasmus Plus Program come vi dicevo nei giorni scorsi in Belgio. Devo dire che è stata proprio un'esperienza indescrivibile e che consiglio fortemente a tutti. Infatti appunto anche alle mie nuove compagne di avventura cerco insomma di trasmettergli un po' questa cosa perché a parte incontrare tantissime persone, io poi sono andata a lavorare in una multinazionale dove vabbè, panico il primo giorno, cioè mi hanno chiesto praticamente se volevo la tastiera azzerty o QWERTY e io tipo ero lì così, in che senso? Perché cioè, ai tempi spiaccicavo pochissimo l'inglese, quindi figuratevi com'era la situazione. Però appunto ho incontrato delle persone fantastiche, di ogni nazionalità, India, francesi tantissimi, canadesi, veramente da ovunque. E è stato bello, tra l'altro, cioè ti rimangono proprio dentro delle cose. Cioè, mi ricordo questa scena che c'era questa ragazza cinese, che tra l'altro, cioè, ormai conoscevo da mesi, no? Quindi avevamo avuto anche modo di stare insieme tutto. Un giorno, tipo, la sfioro, la tocco ovviamente come facciamo sempre noi italiani, e lei mi risponde tipo, don't touch me. E io tipo, oddio, cioè, sono cose comunque che ti rimangono impresse e capisci molto anche delle altre persone. Quindi sicuramente è un'esperienza che consiglio. Poi, ovviamente, come tutte le cose, anche un po' i lati negativi, nel senso ovviamente la difficoltà iniziale, soprattutto per la barriera linguistica, il fatto comunque di sentirsi un po' soli, voler tornare a casa, ma comunque passa subito. È talmente tutto molto amplificato che non te ne rendi neanche conto e 6 mesi volano. Tra l'altro, a proposito di questa esperienza, ci pensavo giusto in questi giorni che mi ricordo che la mia manager. Mi ricordo che mi aveva detto appunto che quello era un ambiente molto difficile e che erano tutti shark, quindi di stare attenta e che non mi vedeva comunque in quell'ambiente, mi vedeva più proiettata in un mondo dove avrei potuto aiutare le persone, eccetera. E quindi forse Sara ci aveva visto lungo. E niente, dopo varie esperienze su Milano, una volta rientrata e laureata, mi sono appunto buttata nel mondo finanziario che ho sempre avuto un po' il pallino e ho detto vabbè proviamo, ma non era proprio la mia strada, ma me lo sentivo. E quindi niente, ho deciso di abbandonare tutto, pur avendo un indeterminato. È stata una scelta difficile perché ovviamente tutti sei mica matta a lasciare un indeterminato. Però per fortuna ho avuto il coraggio di farlo perché proprio non volevo essere una di quelle persone che si sveglia al mattino, che non è contenta di quello che fa, del lavoro che fa, anche perché appunto sapevo che sarebbe stata una vita molto lunga a livello lavorativo, ci aspettano tanti anni e quindi non ce la potevo fare. Non volevo alzarmi ogni giorno e lamentarmi. E quindi io, essendo molto fortunata, avendo la possibilità di farlo, capisco che c'è molta gente che non può e quindi è costretta a fare magari un lavoro che non piace. Io invece ho voluto, appunto, avendone la possibilità, approfittare e rimettermi in gioco. Ho avuto questa piccola parentesi bellissima e ringrazio ancora chi mi ha consigliato, insomma, di provarci. Ho fatto un quadrimestre, a scuola, in una scuola primaria e ho avuto 2 quinti elementari. È stato bellissimo. E infatti ho sempre un po' tipo il dubbio, ma magari quella strada era anche altrettanto bella. E niente, praticamente appunto questi bambini mi hanno lasciato tantissimo. Cioè, se tornassi indietro vorrei proprio rivivermi determinati momenti che ancora mi emozionano perché sono persone, i bambini sono veramente speciali. Abbiamo fatto
tante cose carine. Soprattutto gli ultimi giorni sono stati emozionanti perché poi loro, con la mia collega, gli avevamo fatto fare anche delle magliette tipo di ricordo, quindi ognuno l'ha personalizzata a suo modo. Poi si sono fatti fare tutte le firme e mi ricordo che quel giorno sono tornata tutta firmata, pure io sulle braccia, perché ovviamente dovevano fare gli autografi anche a me. E per non farmi mancare niente, il giorno della festa, che anche quello è stato un giorno indimenticabile, di fine anno, mi hanno esplicitamente richiesto di presentarmi con una maglietta bianca, una t-shirt bianca, dove appunto mi hanno completamente imbrattata dei loro ricordi. Sono stati carinissimi perché durante appunto questo quadrimestre io ho provato il test per entrare in psicologia, il TOLC psi, e loro mi avevano fatto tutti dei bigliettini con appunto good luck, buona fortuna, cioè insomma di incoraggiamento, di appunto come porta fortuna, e ovviamente li ho portati con me e ho voluto in realtà provare più volte il test per essere sicura di raggiungere un punteggio elevato e stare tranquilla per insomma per l'estate e quasi certa insomma di entrare. E ovviamente l'ultimo giorno che ho provato il test avevo a disposizione questa t-shirt che ovviamente ho indossato come portafortuna e effettivamente mi hanno portato fortuna. E niente, quindi poi sono rientrata a Padova, quindi ho dovuto aspettare fino a settembre. Tra l'altro è stato veramente difficile per il pezzetto insomma il tempo che ho trascorso aspettando i risultati del test, perché da una parte ovviamente uno spera e sa che ha fatto un bel punteggio, però dall'altra dice chi lo sa se riesco effettivamente a entrare. Però nel mentre devo cercare casa, perché avevo capito che la situazione qua a Padova era veramente difficile, quindi ho detto no no no, assolutamente devo cercare intanto qualcosa, perché sennò poi mi ritrovo all'ultimo che tutte le case sono andate. Quindi con santa pazienza sono venuta qua con il mio ragazzo un po' di volte per cercare casa, ma la situazione è veramente critica, e farò poi un video a parte raccontandovi un po' come è stata la mia esperienza personale, come magari darvi dei consigli utili per cercare casa qui come fuori sede. Quindi ce l'ho fatta, sono arrivata e ho iniziato questa nuova avventura conoscendo persone fantastiche, soprattutto che non mi danno 30 anni, e quindi adesso ormai è trascorso quasi un anno. Vi racconterò un po' più nel dettaglio come è stata finora questa esperienza. Allora, mattinata decisamente no, sono stata in biblioteca a studiare un paio d'ore, ma proprio non connettevo, avevo troppo mal di testa, quindi sono tornata a casa, ho mangiato proprio un'insalata e ho cercato un po' di riposare, ma non riesco, quindi ora pulisco la cucina perché è il mio turno e poi vedo cosa fare perché avrei prenotato ancora la biblioteca, ma non ce la faccio, è solo che mi viene l'ansia perché dico ho l'esame venerdì e devo ancora fare un sacco di cose. Comunque ne approfitto per dirvi che è un po' strano ricominciare a 30 anni a studiare, soprattutto perché ti confronti con ragazzi che comunque hanno, nel mio caso, 10 anni in meno di te, e quindi c'è proprio una concentrazione diversa, proprio un modo completamente diverso di affrontarlo, anche magari forse una leggerezza, una voglia di mettersi in gioco, eccetera. E io mi rendo conto che faccio proprio fatica a stare concentrata tanto tempo rispetto magari in passato, quindi magari riesco a dedicare 2 ore al giorno, cioè mattinata e 2 ore al pomeriggio per studiare, ma poi vedo proprio che non riesco a connettere, comunque faccio fatica a memorizzare, è un po' pesante e non riesco ad affrontare una sessione come magari fanno, non so, le mie coinquiline che si chiudono in camera tutto il giorno. Ecco, lo facevo 10 anni fa, ora non sono più in grado. Però devo dire che la sessione di gennaio è andata molto bene, nonostante appunto questa cosa che ho riscontrato. Quindi niente, è un incoraggiamento a chiunque voglia ricominciare, rimettersi in gioco anche a 30-40 anni. Sicuramente troverete delle difficoltà, all'inizio sarà difficile mettersi a studiare, ma io lo noto anche quando stacco magari per una settimana dallo studio. Rimettersi dietro poi diventa difficile. Però ce la si fa, se si è motivati soprattutto, quindi bisogna un attimino avere pazienza, non partire dal presupposto che, o comunque confrontarsi con altra gente che riesce a stare focalizzata più tempo, riesce a dare di più. Ognuno, ho imparato a mie spese, è fatto a suo modo, ai suoi tempi, e quindi niente.
datevi tempo, non paragonatevi agli altri, se riuscite a fare un esame ok, se non riuscite lo rifarete, cercate di organizzarvi in base al vostro, il vostro tempo e in base a quello che riuscite, insomma. Quindi volevo un po' darvi questo consiglio non richiesto e spero di comunque di esservi utile, insomma. Quello che vorrei fare è proprio parlarvi della mia esperienza e magari spronare qualcuno che è indeciso, che si è ritrovato nella mia stessa situazione. Quindi ce la possiamo fare e ce la mettiamo tutta. Ora quindi pulisco la cucina e poi vi farò sapere cosa riesco a combinare nella giornata di oggi. Ho finito di pulire la cucina e adesso mi sono fatta un ginseng e niente, volevo solo aggiungere che per quanto riguarda la mia esperienza qua a Padova, io sono stata veramente fortunata perché ho incontrato dei compagni di corso veramente unici. Oltre a spronarmi ogni giorno facendomi presente, insomma, che questo è un percorso difficile, che devo avere pazienza con me stessa, devo anche essere molto orgogliosa perché comunque mi ammirano per quello che ho fatto, la scelta che ho fatto, a ribaltare tutto, alla mia età rimettersi in gioco. Quindi ecco, ai loro occhi veramente, cioè vedersi con i loro occhi è molto bello. E una mia compagna mi ha proprio detto una sera che per lei è stato veramente importante incontrarmi proprio per quello che ho fatto, quindi sono veramente contenta. Non pensavo di trovarmi così bene perché la differenza di età è tanta, sono 10 anni, ma spezzo una lancia a favore di queste nuove generazioni tanto criticate. Io posso solo che parlarne bene. Sono dei compagni molto maturi, molto responsabili, proprio super preparati, acculturati, con la voglia di fare, di mettersi in gioco. Sicuramente sono stata molto fortunata, ripeto, e ho beccato proprio dei compagni unici. Però ecco, ci tenevo a dire questa cosa perché spesso si parla sempre male di queste nuove generazioni. Io devo dire che invece li trovo fantastici e se devo guardare come ero io quando ho iniziato alla loro età all'università, ero completamente diversa. Quindi niente, questo per dirvi che nonostante all'inizio fossi un po' abbattuta, perché comunque era difficile trovarsi, insomma, sentirsi un po' giudicata per l'età, quando in realtà loro non ci fanno veramente caso. Ecco, anche questo ce la si può fare e anzi siano, come potete vedere nella mia storia, dei riscontri più che positivi. Sono passata in farmacia a prendermi qualcosa perché non ce la facevo più da stamattina, che sono mal di testa e non riesco proprio a studiare. Quindi ora sto andando in un baretto a provare a fare qualcosa e speriamo. Sono le 8 e sto tornando a casa. Sono molto soddisfatta perché oltre che mi è passato completamente il mal di testa, sono riuscita a fare un po' di roba. Quindi da che ero un po' afflitta, pensavo di non riuscire a combinare niente, oggi risvolto positivo. E niente, adesso vado a casa, mi cucino qualcosa e poi penso di crollare. Per cui niente, se ancora non l'avete fatto, seguite il mio canale, mettete like a questo video e ci vediamo presto.